prova. Amici sportivi, amanti del basket, il più cordiale buon pomeriggio vi giunge dalla Tendostruttura, via Don Minzoni, Battipaglia, prima partita, prima giornata, finali nazionali, under 19, alla voce della Gana, alle camere, Francesco Ceretta, vi auguro un buon pomeriggio, staremo insieme un bel po' di ore, perché cominciamo alle 14, finiremo intorno alle 21.30, tante gare da vivere, tante emozioni da regalare a voi, che ci auguriamo siate in tanti a vedere questo match, a cominciare dal primo subito sul parquet, basket Pegli contro Lupe San Martino. Si prevede subito già un gran match con due formazioni che vogliono ben figurare in queste finali nazionali che si svolgono qui nell'assolata, calda, caldissima Battipaglia. Tendostruttura infuocata oggi dal punto di vista meteorologico, ci auguriamo anche lo sia dal punto di vista sportivo, con due squadre che vogliono davvero fare bene fin dall'inizio, vogliono far bene da subito in questo match inaugurale di queste finali nazionali. Finali nazionali che vi ricordo cominciano oggi con il girone C alle ore 14, tra poco appunto Lupe San Martino contro Basket Pegli, tra una mezz'oretta circa nel Palazzauli, a poco più di 10 metri dalla Tendostruttura, ci sarà Basket Costa contro Castelnuovo Scrivia. Si ritorna qui poi alle 16 con Udine e Brescia, alle 18 invece Umana Rayer Venezia contro Smith Roma Centro, a chiudere la giornata Basket Roma contro Pallacanestro Vigarano di questa prima giornata delle finali nazionali. Da vivere davvero tutte di un fiato qui a Battipaglia, già sul parquet le formazioni di San Martino e Pegli. Saluto tra le due squadre. Con Pegli, con coach Conte che ha messo su questo quintetto: Bertini, Monachello, Canale, Vivalda e Arecco. Dall'altra parte invece San Martino con coach Tomei. Comincia questa gara con Arado, poi abbiamo il numero 8 Anna Fontana, il numero 12 Sofia Frigo, il numero 7 Irene Guarise e a chiudere il numero 10 Mini Giorgia. Buon divertimento davvero a tutti, tanto sport, tanto divertimento, a cominciare subito dal primo pallone, dal primo contatto, subito tanto agonismo sul campo con la rimessa in favore di San Martino. San Martino guidata in panchina da coach Michele Tomei, e osservata anche a distanza, nemmeno poi tanta a dir la verità, dal parquet, da coach Serventi, venuto fin qui fino a Battipaglia per osservare, per vedere le ragazze all'opera. È tutto chiuso da lì sotto, prova la giocata Giorgia Mini, mette dentro i primi punti del match, i primi punti in favore di San Martino. Subito aggressiva in difesa, c'è il giro palla di Pegli che prova subito da tre con la conclusione di Federica Bertini. Nulla da fare, allora prova subito la transizione San Martino con questo giro palla ancora con Giorgia Mini, tra conclusione da tre di Frigo, sbatte sul primo ferro, il rimbalzo di Pegli, va fuori da Monachello, il blocco per favorire la penetrazione di Vivalda. Allora la rimessa in favore di San Martino, San Martino che è avanti 2-0. Frigo, Guarise, ancora Frigo a giocare in post basso con Mini, poi fuori con Fontana. Stanno per scadere i 24 da sotto, il semigancio provato da Arado che non va, rimbalzo di Pegli che prova subito a spingere sull'acceleratore da sotto, l'errore però da parte di Federica Recco, è proprio la stessa Recco che prova subito a recuperare il pallone non commettendo fallo, ma la conclusione, la penetrazione, non c'è il fischio, non c'è il fallo. Con il canestro di Rene Guarise,
è il 4-0 San Martino. Monachello, è lei la mente di Pegli, il consegnato di Vivalda, ancora Monachello, è tutto chiuso, non c'è spazio per il passaggio per Canale. Allora prova il backdoor alle spalle con Arecco, da fuori poi la conclusione da tre che non va, ci ha provato Gaia Vivalda, palla sul secondo ferro e allora congela il pallone tra le mani Anna Fontana, si fa vedere Frigo, ancora a giocare sotto, spalle a canestro in post basso con Aradolo, scarico fuori per Guarise, da questi ancora per Frigo, prova lei la penetrazione centrale, arriva fino in fondo, si appoggia al tabellone e mette dentro altri due punti, è il 6-0 San Martino. Coach Conte vuole vederci chiaro, primo time out. La carica subito il coach Conte, effettua subito il primo cambio, mette dentro Ranisavljevic, vittoria Ranisavljevic. Uscita Monachello, subito la pressione alta, altissima, asfissiante, c'è subito la rubata di San Martino che prova subito a fermare all'uscita dal time out e ci riesce con questa tipla di Irene Guarise. 9-0 San Martino. Pegli prova a entrare in partita ma difende forte San Martino chiudendo il fitturato e allora altra conclusione da lontano che non va, altro rimbalzo di San Martino, altra transizione veloce, non arriva però stavolta il canestro di Anna Fontana. E allora Pegli, ma ancora asfissiante, non so fino a quanto possa durare, ma finora è devastante il press alto da parte di San Martino. Arecco prova lei, arresto e tiro è corto però, e ancora San Martino al rimbalzo, stavolta con Irene Guarise. Non c'è pressione, non c'è fretta, 9-0 San Martino, 6-15 alla fine del primo quarto. Sotto c'è un Pertugio, l'ha trovato con una grandissima giocata Sofia Frigo. E il canestro da sotto è di Giorgia Mini, 11-0 San Martino. Sta per ributtare dentro Monachello, farà il suo esordio anche Sofia Avonto per Pegli. Vediamo questo possesso per le Liguri con Vivalda, prova lei e stavolta si toglie un po' di ragnatela e mette dentro il primo canestro delle sue finali nazionali basket Pegli, è 11-2 però per San Martino che va un'altra volta alla conclusione, questa volta corta, ci ha provato Fontana, la ripartenza di Pegli è tutto chiuso lì sotto, c'è lo scarico fuori, vediamo se arriva il giro palla, no, ci prova con la conclusione da tre Federica Recco che poi va anche al rimbalzo a riprendersi questo pallone, a lottare lì da terra. La freccia premia San Martino, un doppio cambio per parte, Monachello e Avonto per Pegli, fuori Bertini e Arecco, fuori la numero 12 Frigo, la numero 8 Fontana per San Martino, dentro Varaldi e la numero 3 Veronica Antonello. Si riprende con il possesso per Pegli, 14 secondi alla conclusione di questa azione, il punteggio sorride alla grande a San Martino, 11-2, siamo quasi al giro di boa di questo primo quarto, di questa prima partita del finale nazionale Under-19 qui da Battipaglia, trofeo Vittorio Tracuzzi. Canale, spalle a canestro, è tutto chiuso, deve andare a scaricare fuori, prova la penetrazione laterale Avonto,
anche lei trova tutto chiuso, e allora da fuori la conclusione da tre che va a dare fiato a Gaia Di Valda con questa tripla, porta sull'11-5 Pegli, un boato quasi liberatorio a dir la verità dalla panchina ligure, cercare di scacciare un po' i fantasmi di questo inizio shock di primo quarto. Vediamo la risposta di San Martino, trova un'autostrada, la percorre fino in fondo Sofia Varaldi per il 13-5 San Martino. Monachello, il consegnato di Canale, palla tra le mani di Rani Savic, poi fuori ancora Monachello, provato a giocata con Avonto, nulla da fare, ancora San Martino, spinge sulle gambe Antonello, è lei che raccoglie la palla di Arado, non si intende poi con Guarise, sfera che termina fuori, rimessa in favore di Pegli, 4-20 alla fine del primo quarto, il punteggio vede San Martino avanti 13-5, sempre Monachello, lei la mente, il capitano di Pegli a chiamare lo schema, prova a puntare il canestro e si fa incontro Arianna Rado, poi lo scarico e la conclusione ancora una volta corta da parte di Elisa Canale, un po' maledetto il canestro di San Martino. Arado a spazio mini, va a giocare sotto in post basso per Varaldi che subisce fallo, primo fischio degli arbitri, fallo commesso dalla numero 20 Gaia Di Valda che lascia il campo, numero 20 chiedo scusa, Arado lascia il campo a Diacumpa, rimessa San Martino, Varaldi, Diacumpa, poi Antonello a giocare in punta, prova a puntare il canestro, serie di finte, poi all'indietro la conclusione vincente di Veronica Antonello, è il più 10 San Martino, 15-5 il punteggio, ancora press alto nella formazione veneta, si libera poi per la conclusione vincente Federica Bertini, 15-7 San Martino. Fontana, Mini prova ad arrivare fino in fondo, poi è costretta a fermarsi, a giocare sul piede perno, a scaricare fuori per Veronica Antonello, palla dentro per Diacumpa, capisce tutto però attenzione, c'è uno scontro lì, due giocatrici a terra, prova a commettere fallo Bertini ma arriva fino in fondo Giorgia Mini, 17-7, uno scontro fortuito, aveva visto cadere a terra Sofia Avonto, tutto ok per lei, pesta la linea laterale adesso Victoria Ranisa Bielic, rimessa San Martino, quindi cambia Pegli, fuori di nuovo Monachello, rientra Federica Recco, 2.53 alla fine del primo quarto e avanti di 10 San Martino, 17-7 in questa gara inaugurale, la prima giornata delle finali nazionali Under 19 qui da Battipaglia. Provato la giocata di prima Giorgia Mini, non le è andata bene e allora Pegli riparte veloce con un'altra tripla provata ma non va Ranievic, è ancora Pegli al rimbalzo, prova ad andare fino in fondo ma anche questa volta c'è l'errore di Federica Recco, spinge San Martino, Fontana sotto da Diacumpa, non va il sottomano e allora Pegli risponde con un altro errore di Bertini, gara che sembra tutto sommato contratta in questo inizio nonostante un 17-7 di punteggio a due minuti dal termine del primo quarto, il consegnato per Varaldi, prova a crearselo, a costruirselo da solo questo canestro, ce la fa la numero 15 di San Martino, è il più 12 per le venete, Vivalda aspetta l'arrivo di Ranisa Bielic, ancora lei è quasi ingolosita da provare di nuovo un'altra tipa, poi prova la penetrazione, tutto chiuso però, le sbarra la porta Giorgia Mini, poi col fiato corto arriva Antonello per questo scarico su Varaldi, palla fuori, rimessa Pegli, altro cambio di nuovo dentro Monachello, cambia anche San Martino,
fuori Mini, entra Frigo, su Pegli, su sponda Pegli invece rientra Monachello, esce Gaia Vivalda, ancora press alto aggressivo di San Martino, dar fastidio ora a Monachello, si libera bene del pallone cedendolo verso Avonto, poi Arecco, ancora altra tripla provata dalla numero 17 Rani Zabievic, stavolta sbatte sul secondo ferro, va sotto adesso da Diacumba che realizza i primi due punti del suo match, 21-7, prova ad allungare San Martino. Lo scambio tra Bertini e Ranasia Velic, arriva Arecco, il taglio sotto le plance, palla per Bertini, un mismatch che favorisce però San Martino che può ripartire ancora velocemente con Antanello, un cost to cost fermato con un fallo, commetterlo la numero 17, si tratta di Vittoria Ranisaviewicz. Cambia ancora Pegli, primo fallo per lei, fuori Bertini, dentro la numero 18, si tratta di Elisa Canale, cambia anche San Martino, esordio per Martina Brazzale, va un po' a prender fiato Anna Fontana, lo scappellotto in testa del suo coach, primo libero di Antonello che va 22-7. Va dentro anche il secondo, è 2-2. E allora massimo vantaggio San Martino quando mancano poco più di 30 secondi alla fine del primo quarto. Pegli, Monachello, bella palla sotto, questa volta realizza un gran bel canestro Sofia Avonto. 23-9, c'è uno scarto di poco più di un secondo e mezzo tra il possesso di San Martino e la fine del primo quarto. Vediamo se San Martino congela questo pallone o prova a forzare la mano. Antonello va fino in fondo, subisce fallo, ci saranno due liberi, commettere fallo dovrebbe essere stata ancora Ranisaviewicz, anzi no, la numero 18, chiusa sandwich Antonello da Ranisaviewicz, chiedo scusa per la pronuncia, è Canale, è stata la numero 18 Elisa Canale l'ultima a commettere fallo, allora ancora è lunetta Antonello, non va il primo. Vediamo il secondo. Non va nemmeno il secondo, 0-2. E allora può chiudere Pegli questo primo quarto. Commette un fallo. Può spenderlo, lo fa in modo intelligente Sofia Varaldi. Quattro secondi alla fine del primo quarto con San Martino avanti, 23-9. Monachello alla rimessa. Palla per Ranisaviewicz, chiuderà lei con questa conclusione, no, c'è il fallo prima del suono della sirena, a commetterlo la numero 12 Sofia Frigo, si giustificava quasi con il direttore di gara, è scivolata. Sì, bisogna rientrare in campo, le squadre sono tornate in panchina, ma c'è qualche decimo, infatti un mezzo secondo ancora da giocare prima della fine di questo primo quarto. Ci sarà rimessa in attacco per Pegli, vediamo se Monachello probabilmente libererà Vittoria Ranisaviewicz, sembra lei la destinatrice di questo pallone, di questi ultimi 5 decimi. Serie di blocchi, poi c'è fuori la conclusione da 3 che non va, l'errore da parte di Sofia Avonto. Si chiude qui il primo quarto con San Martino avanti, 23-9.
Comincia ora il secondo quarto di San Martino Pegli, 23-9 a favore delle Venete. Il primo quarto, dopo un'occhiata un po' alle statistiche, ora c'è un fallo da parte della numero 18 Elisa Canale, saranno due liberi per San Martino. Il secondo fallo di Elisa Canale, dicevo, da uno sguardo alle statistiche prontamente consegnatemi delle ragazze al tavolo, vedevo una percentuale molto molto alta di errori dal campo, 4 su 16 addirittura per Pegli, a discapito invece di una San Martino più precisa, più puntuale, un 10 su 15 che sta favorendo meritatamente, perlomeno in questo, per quanto abbiamo visto nel primo quarto, la formazione allenata da Michele Tomei. Dall'altra parte invece sulla panchina di Pegli si è fatto sentire, e anche tanto, il capo allenatore Mario Alberto Conte. Tra il primo e il secondo quarto ha provato a strigliare tra virgolette le sue ragazze, nel frattempo fa una grandissima giocata e va al referto di nuovo Diacumba, dava Diacumba, fallo sulla ripartenza adesso di Pegli. Grande giocata sul piede perno della numero 16 di San Martino, il 25-9. Rimessa Pegli. Magno aspetta il blocco Canale. Magno la gira. È tutto chiuso, allora prova questa giocata in compartecipazione con Amonto, poi fuori ancora una volta per la numero 17 Rani Zavievic, che poi sbaglia il passaggio laterale per Arecco. Cambia Pegli, fuori proprio Rani Zavievic, entra Vivalda, prova a trovare forze fresche dalla panchina la formazione di Pegli, sarà per cambiare di nuovo anche San Martino. Prova a farsi vedere ora con Frigo sotto canestro, il passaggio, l'errore però da parte di Guarise, che poi prova caparbiamente, ce la fa per un istante a recuperare di nuovo il pallone, poi va nelle mani di Pegli che riparte con Arecco. Magno ancora una volta incredibilmente asfissiante, ripeto di nuovo nell'aggettivo il press di San Martino, che recupera un altro pallone, poi va facile nel sottomano Varaldi per il 27-9. Un'intensità davvero impressionante sta mettendo sul parquet la formazione veneta, un po' stordita Pegli che si affida a queste conclusioni da lontano che per l'ennesima volta non vanno. Ci ha provato stavolta Federica Arecco, rimbalzo San Martino, Guarise, Brazzale, Frigo, prova a entrare lei e sbarra la porta per un istante la numero 33 Arecco, ma in seconda battuta è ancora Frigo ad andare al referto per il massimo vantaggio San Martino, 29-29-9. Doppio cambio San Martino, dentro Arado e Mini, cambia anche Pegli, di nuovo dentro Rani Zavievic, andata fuori Magno. San Martino invece fa rifiatare, fa riposare Varaldi e Diacumba. Il caldo davvero impressionante, lo soffriamo noi qui in tribuna a guardare la partita, immaginiamoci le ragazze sul parquet. Rimessa Pegli, 7.39 al riposo lungo, ancora così come dal primo secondo del match il press alto di San Martino, questa volta ne è uscita bene Pegli. Vivalda prova a sfruttare il blocco di Canale, fuori da Rani Zavievic, ma lei arresto, tiro, altro errore, il rimbalzo premia San Martino, premia Giorgia Mini, a ripartire veloce ancora, ennesimo cost to cost da parte di Irene Guarise, e altro fallo numero 17, se non ho visto male dovrebbe stata Vittoria Rani Zavievic commettere fallo, il terzo per lei. Cambia Pegli, fuori Canale, dentro Avonto,
Rimessa San Martino, Arado, Guarise, ancora Arado, gira per Brazzale, sotto ancora per Arado, è tutto chiuso, allora deve uscire fuori, 7 secondi, prova la tripla che non va, il rimbalzo è di Pegli, subisce fallo Radisavievic, danni di Martino a Brazzale. Rimessa Pegli, più 20 San Martino, 6.57 al riposo lungo, ancora Radisavievic e ancora Brazzale nel suo press asfissiante, tutto chiuso lì sotto, prova a inventare qualcosa Vivalda, c'è un altro errore però, e allora San Martino, Guarise ha spazio per provarla questa tripla e alla fine la mette dentro. La numero 12 Sofia Frigo allunga e di molto anche San Martino, 32-9, costretto a chiamare time out. Mario Alberto Conte prova a svegliare un po' le sue ragazze, davvero sembra ancora debbano entrare nel match. Sembra davvero tanto ad ora il divario, un 32-9 in favore delle venete con 6 minuti e 34 secondi a riposo lungo. Le tiene sotto fino all'ultimo Michele Tomei, davvero pregevole fino a questo momento la prestazione di San Martino, avanti 32-9. Su un basket Pegli finora un po' stordito da questo davvero inizio roboante delle venete, Magno, anzi Vivalda, il consegnato di Avonto per Radisavievic, Arecco, tutto chiuso da lì, Arecco prova a inventare qualcosa, aspetta il taglio sotto di una compagna, un secondo alla fine, prova questa tripla da lontano, palla che non tocca nemmeno il ferro, ci ha provato Gaia Vivalda, doppio cambio San Martino, dentro Antonello e Bortolozzo, fuori Brazzale e Frigo, meritato il 5 del coach alle sue ragazze che vanno ad accomodarsi in panchina a prendere un po' di fiato. Assistiamo all'esordio sul parquet di Rachele Bortolozzo, San Martino in avanti, eccola qui Bortolozzo, va fuori dal capitano Antonello, riceve palla da Arado, prova ancora lei da tre. È un 35-9 inesorabile che piomba sulla testa di Pegli. San Martino fino a questo momento perfetta, sta tenendo anche dal punto di vista fisico, vi ripeto, fa un gran caldo in generale qui a Battipaglia, ma nella tendostruttura qui di via Don Minzoni davvero si toccano punte molto molto alte. Ne soffrono sicuramente le ragazze. Sembra non soffrirne finora San Martino. Guarise prova un po' la zona Pegli. Vediamo come risponde San Martino. Un'altra conclusione che non va, il rimbalzo è di Arado. Poi prova la tripla Bortolozzo, ma ancora un altro rimbalzo in favore di San Martino. Là sotto, bella giocata, fallo e canestro da parte di Arianna Rado. Numero 21 commesso a fallo, si tratta di Sofia Vonto che lascia il parquet a favore di Alessia Barberis, all'esordio anche lei in queste finali nazionali. 37-11,
Arianna Rado in lunetta a completare il gioco da tre punti. Eccola, avete visto forse questa giocata nelle immagini, nelle riprese di Francesco Cialetta, a simboleggiare probabilmente la testa che non è sul parquet, parte delle ragazze di Pegli che regalano praticamente la rimessa a San Martino. Ancora zona in difesa, San Martino prova ad attaccarla di nuovo. Guarise, altra tripla, questa volta lunga, rimbalzo Pegli, ma ancora San Martino in due, guardate, a recuperare un altro pallone, ad appoggiare al tabellone un altro canestro, il 40-11 in favore di San Martino, con ancora la pressione sulla ripartenza. Cambia ancora Pegli, fuori Vivalda, dentro Agata Prausello, cambia anche San Martino, fuori Guarise, dentro Sara Ferraro. Il possesso è di Pegli, che non se n'è accorta. Sì, sembrato chiaro. Anche questo è un altro sintomo, probabilmente, di quello che vi dicevamo prima, di un po' la testa staccata dal parquet quasi, la formazione ligure. Non si è accorta che la rimessa era a proprio favore, ha temporeggiato un po'. C'ha due secondi adesso Pegli per provare a superare la metà campo. Ancora la chiusura di Sara Ferraro. Monachello si appoggia ad Arecco, va lei, arresto e tiro, l'errore, rimbalzo ancora San Martino, ancora con Veronica Antonello, prova lei a spingere il pallone dall'altra parte, a scambiarlo con Bortolozzo, prova lei la tripla, palla sul primo ferro, a lottare, tante mani lì con la rimessa, sarà in favore di Pegli, palla contesa che premia Pegli con la freccia. ...40-11 a 3:55 dal riposo lungo. Monachello porta lei il pallone dall'altra parte, serie di blocchi, il consegnato nelle mani di Arecco. Arecco per Bertini, 6 secondi, la tripla che non va, palla che non colpisce nemmeno il ferro, e allora spinge San Martino, il cost to cost di Veronica Antonello, palla fuori per Arianna Rado, Bortolozzo, Antonello ad attaccare la zona di Pegli, la tripla che non va, palla sul ferro, ci ha provato Giorgia Mini, allora riparte Pegli, non c'è un attimo di sosta. Bertini, palla per il capitano Monachello, prova a sfruttare il blocco di Barberis, palla per lei, la finta, Barberis attacca da sotto il canestro, va a subire fallo, ci saranno due liberi. Cambio Pegli, di nuovo dentro Victoria Ranisavievic, ad accomodarsi in panchina Gaia Vivalda. Due liberi per Pegli, Alessia Barberis dalla lunetta, non va il primo, va il secondo, 1-2, allora è 40-12 il punteggio in favore di San Martino. Stavolta prova la rubata Pegli, per poco non ci rimettiamo l'attrezzatura. Rimessa San Martino, Antonello scambio con Bortolozzo, ancora Antonello a giocare verso Mini, la finta, poi va fino in fondo ad appoggiare il sottomano, un'altra gran bella giocata di San Martino per il 42-4-2-12, 1-2 a 2:40 dal riposo lungo.
è un monologo San Martino per ora. Pegli, Monachello, va questa tripla in allontanamento e dà un po' di fiato e di speranza a Pegli. 42-15. Antonello, Mini, palla sotto per Arado, scaricare fuori per Bortolozzo, poi ancora Antonello, giocare per la conclusione che non va, ma al rimbalzo fa la voce grossa Arianna Arado, che poi perde il pallone a duello con Ranievic. Valei ancora per Monachello, prova un'altra tripla, la seconda consecutiva, 6 punti per il capitano di Pegli, che prova a suonare un po' la carica. Ancora zona in difesa per Pegli, Antonello, spacca in due questa zona San Martino con un altro tiro, errore, il rimbalzo di Mini e il fallo su di lei. Cambio Pegli, fuori Barberis, va dentro Avonto. Bortolozzo, scambio con Arado, fuori ancora per un'altra tripla la mancina Mini, non va. Rimessa Pegli, ora Monachello a giocare con Bertini, il consegnato nelle mani di Praussello. Ranisavievic, serie di finte, è un gigante davanti a sé Arado, alla fine però la costringe al fallo e guadagna due liberi Pegli. Lo manca 1:10. Va il primo. Va il secondo, 1-2. San Martino al rimbalzo, subito palla lunga per Bortolozzo che la tiene magicamente in campo. Altro giro palla quasi sontuoso di San Martino. Altro pallone recuperato. Altra azione potenziale da 3 punti. Commesso fallo Agata Praussello. Vediamo se riuscirà a completare Sara Ferraro. Stazione potenziale da 3 punti, finora San Martino è avanti 44-44-19-1-9. Sì, allora è 45-19, mancano 53 secondi al riposo lungo. Ha messo la freccia San Martino. Monachello, consegnato nelle sue mani di Ranisavievic. Bertini, Praussello, Ranisavievic. Attacca lei da sotto, subisce fallo. Non è tanto convinta a dir la verità Veronica Antonello. Ci saranno altri due liberi per Pegli. Sempre con la numero 17. Non va il primo. Facce sconsolate sulla panchina di Pegli. Non era questo sicuramente l'inizio che si auguravano per queste finali nazionali. 0-2. Testa alla linea bianca. Rimessa San Martino. Ci ha provato comunque ad apprezzare. Vittoria Ranisavievic. Rimessa San Martino. 32 secondi al riposo lungo. Potenzialmente due azioni da giocare. Con uno scarto di poco più di 7 secondi, libera Antonello, non si fa ingolosire dalla tripla, nemmeno Frigo, preferisce girar palla San Martino, poi va alla conclusione, l'errore di Bortolozzo da sotto, altro errore, ma altro rimbalzo di Bortolozzo che va a subir fallo, a commetterlo è Sofia Avonto,
ma sotto le plance San Martino sta dominando. 45-19, due liberi per Rachele Bortolozzola, 2004. Ma dentro il primo. Dentro anche il secondo, e 2 su 2 per la numero 14. Ultimi 6 secondi e nemmeno a dirlo, press altissimo di San Martino, ne esce bene però Monachello. Un secondo, non va, inguardabile questa tripla, finisce qui il secondo quarto con San Martino avanti, 47-19. E come a bocca larga alla formazione Vereta, un bel 47-19 per Lupe San Martino, dove brillano finora gli 8 punti di Giorgia Mini, soprattutto 25 rimbalzi totali per la formazione Veneta. Dall'altra parte invece sorride poco, quasi nulla invece la formazione Ligure, dove ci sono i 5 punti di Gaia Vivalda. Si aspetta il suono della sirena che arriva ora.
si ricomincia. Allora buon divertimento a tutti con San Martino avanti e il coach di Pegli, Mario Alberto Conte, ha provato a far toccare delle corde delle sue ragazze durante il riposo lungo. Giochiamo di squadra, giochiamo insieme, giochiamo di squadra, queste le parole che ha ripetuto più spesso per provare un po' a scuotere una spenta Pegli a confronto di un San Martino davvero definirei perfetta, e il punteggio ne è la chiara testimonianza. Ora 49-19 Monachello, scambiare con Vittoria Ranisavievic, ancora Monachello, prova a sfruttare il blocco di Avonto, palla sotto, questo è un bel canestro, questo è il modo giusto per provare a ricominciare, per provare piano piano a rientrare in partita dopo le due triple in chiusura di secondo quarto di Monachello. Ora però Pegli si addormenta di nuovo lì sotto, altro rimbalzo, questa volta c'è l'errore però di Arianna Rado, e Pegli che prova a ripartire sempre con Monachello, scambio con Ranisavievic, Monachello trova tutto chiuso, sono in tre addirittura a chiudere ora la 17, alla fine è Fontana che strappa quasi il pallone dalle mani dell'avversaria, va dall'altra parte, è tutta sola, può ragionare, palla sotto per il canestro di Arianna Rado, che è piaciuta tanto nei primi due quarti sotto canestro, anche a livello fisico davvero San Martino sembra avere qualche spanna in più rispetto alle avversarie. Monachello, un scambio difensivo, abbiamo un mismatch lì sotto da provare a sfruttare, anzi no, va da sola con una bella rovesciata realizzata da Federica Bertini, 51-23. Fontana prova a liberarsi, poi c'è la rubata e il contropiede facile, 1 contro 0 di Ranisavievic. Pegli prova un po' a scuotersi ora, due canestri consecutivi per il 51-25. Ma dall'altra parte tutta sola però sotto canestro, l'errore, altro rimbalzo, il fallo subito da Sofia Frigo. Secondo fallo, due liberi per Frigo. Dentro il primo, dentro anche il secondo, 2 su 2. Monachello, 53-25 il punteggio. Aggressiva Fontana su di lei, il blocco che prova proprio la stessa Fontana a recuperare il pallone, fuori per Mini, la conclusione della numero 8 Fontana, altro pallone recuperato sempre dalla numero 8, cerca aiuto e supporto in Sofia Frigo, 6 secondi alla fine, va un po' di fisico proprio la stessa Frigo, da sotto però l'errore, prova a recuperare di nuovo il pallone San Martino con Arianna Rado, questa volta però commettendo fallo. Cambia Pegli, fuori Monachello, dentro la numero 28 Anna Magno. Giornata qui intendo struttura che proseguirà alle ore 16 con il match tra Udine e Brescia, alle 18 poi Venezia Smith Roma Centro, e a chiudere la giornata Basket Roma Pallacanestro Vigarano in questa prima giornata delle finali nazionali. Altra palla recuperata da Sofia Frigo, proprio lei ora a ricevere il pallone da Fontana. Frigo va sotto, prova un po' a forzare la giocata, ma alla fine c'è l'antisportivo fischiato a Fontana su questa ripartenza
di Victoria Ranisavljevic. Due liberi e possesso Pegli sul 53-25 a 6-37. Saper entrare sul parquet, rientrare sul parquet Elisa Canale. Dentro il primo. Ah, non va il secondo, 1-2. Eccolo il cambio. Allora dentro Canale, fuori Avonto. Possesso Pegli. Arecco. Fuori per Ranisavljevic. Rischia un po', la fine riesce ad allargare proprio per la 33. Prova la tripla che non va. Ci ha provato Federica Arecco. Fallo poi sulla ripartenza di San Martino commesso da Anna Magno. Primo fallo per lei. Rimessa San Martino. Tau. Frigo. Facendo ruotare e tanto il roster, giustamente anche aggiungerei io. Canestro di Tau nel frattempo. Michele Tomei, il coach di San Martino. Anche tra virgolette le riserve, passatemi questo bruttissimo termine, insomma, per capire anche la panchina lunga che si ritrova San Martino. La tripla, l'errore di Pegli, stanno ben figurando. La stessa Tau sotto, il bello, il pallone e il canestro di Arianna Rado. 57-57-26-26. Giù con le gambe Fontana. Poi il raddoppio su Arado, ma ancora Fontana. Palla contesa, rimessa per Pegli. Il 5 scambiato giustamente con il suo coach per questa bella giocata di Anna Fontana. Magno. Arecco. Prova ad attaccare nel canestro, ma ancora Fontana. Aggressiva questa volta però in modo falloso. È il secondo fallo per la numero 8 di San Martino. Rimessa Pegli. Ah, si sono persi lì sotto Arecco, che subito fallo, non è riuscita però a realizzare il canestro. Ci saranno due liberi per Pegli. Federica Arecco dalla lunetta. Non va il primo, allarga sconsolata le braccia. Vediamo il secondo. Va 1-2. 57-27 in favore di San Martino. Frigo. Altra rubata della stessa Arecco, ad appoggiare il facile sottomano. 57-29. Qualche sprazzo di bella giocata ancora una volta, fallo e canestro per Giorgia Mini. Qualche sprazzo, dicevo, di orgoglio di Pegli. Fuori Bertini nel frattempo, dentro Barberis, però rimangono delle rarità in questo match, con un San Martino che finora davvero sta mantenendo molto 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 bene il campo. Giorgia Mini della lunetta, non va, ma il rimbalzo ancora di San Martino. Arado, palla sotto proprio per la stessa Aradu, non va, peccato, sarebbe stato un canestro eccezionale per la giocata. Non molla Arecco, va a chiamar palla a provare lei questa tripla, va di tabella. 59-32, sta prendendo per mano la sua squadra Federica Arecco.
ma lì sotto San Martino sta letteralmente dominando da due ora. Tau non va, rimbalzo proprio da Recco che rifiata un po', fa ripartire le compagne. L'errore, palla sputata fuori dal ferro di Victoria Ranisavljevic. Dall'altra parte corre tanto San Martino. Nini, un po' di confusione lì sotto, alla fine Pegli recupera un altro pallone con Anna Magno in due a chiuderla, ma un po' in difficoltà, commette alla fine infrazione di passi. Gaia Vivalda va a far rifiatare un po' Federica Recco. Esce anche Tau. Ora Fontana, gran palla sotto lì per l'ennesimo canestro di Arianna Rado, sta facendo la voce grossa. Vivalda, non va la tripla di Vivalda, la palla che non tocca nemmeno il ferro. Rimessa San Martino. Frigo, Brazzale, ritornerà tra poco sul parquet anche Dabba di Acumpa. Ancora Rado, palla sotto, una finta, il canestro poi di Giorgia Mini. Ancora pressa asfissiante di San Martino, pallone fuori per Magno, aspetta compagna, alla fine lo scarico per la tripla che va di Gaia Vivalda. 63-35, poco meno di 3 minuti alla fine del terzo quarto. Per un istante ha provato a recuperare palla Pegli, e ancora San Martino. Frigo, Mini sotto per Arado, in qualche modo Magno riesce a strapparle il pallone, a far ripartire Pegli. Magno, Ranisavljevic, tutto chiuso, cede per Barberis, palla sul primo ferro, il balzo di San Martino, scappa via, subendo fallo Sofia Frigo. Doppio cambio San Martino, dentro Ferraro e Diacumpa. Vanno a riposare tra gli applausi Mini e Arado. Pegli invece toglie Ranisavljevic e Canale. Dentro, se non ho visto male, Barberis e Avonto. Problema degli arbitri, vanno al tavolo. Altro cambio. A riaccomodarsi Baraldi. Due liberi per San Martino. Frigo, due su due per lei. Ora sì che si può fare il cambio. Fuori Frigo, dentro Baraldi. 5 con coach Tomei. Monachello, Vivalda, Barberis, non c'è spazio da lì, vediamo se riesce a inventare qualcosa. L'errore sotto canestro, rimbalzo di San Martino. Ferraro, si va da Baraldi, ancora Fontana, Diacumpa, sotto canestro la giocata che non c'è per Baraldi. Rimessa Pegli, 64-35, ancora la pressione di San Martino con Fontana che prova a recuperare un altro pallone. Thank you.
modo falloso, però dovrebbe essere il terzo fallo se non ricordo male. Cambia di nuovo Pegli, dentro Praussello di nuovo, sì, terzo fallo per Fontana. Va fuori Anna Magno, dentro Guarise, fuori Fontana per San Martino. Due liberi per Pegli, Avonto dentro il primo. Non va il secondo, uno su due. Guarise. Attacca lei, poi lo scarico fuori per la tripla provata e non realizzata da parte di Martina Brazzale. E allora riparte di nuovo Pegli con Vivalda. Si costruisce da sola questa tripla che il ferro però le sputa fuori. E allora Guarise nell'angolo per Fontana. Il fallo su Diacumpa. Di nuovo dentro Bertini. Fuori Barberis. Due liberi per Diacumpa. Dentro il primo. Non va il secondo, ma il rimbalzo è ancora di San Martino. Con Ferraro. Diacumba. Di fisico. Non va. Rimbalzo Pegli. Vivalda. La palla a Bertini sotto canestro, Vivalda la ignora, va da solo, arresto, tiro, canestro. 65-38 il punteggio. Mancano poco più di 40 secondi alla fine del terzo quarto. Punteggio abbastanza eloquente, 65-65, 38-38 in favore di San Martino. Guarise, Brazzale, va fino in fondo ad appoggiarsi al tabellone Sala Ferraro. Monachello, ultima azione di questo terzo parziale con il capitano di Pegli che chiama lo schema, aspetta il blocco, 4 secondi, 3, la chiusura di Diacumba, poi la tripla provata, non va, il ferro dice di no, chiusura di terzo quarto con 67-38 in favore di San Martino. Per cominciare l'ultimo quarto di San Martino Pegli 67-38 con piacere, enorme piacere, anche a me il coach Serie 1 di San Martino Servanti, coach Serventi, scusami coach, non confondere con Massimo Riga che poco lo becchiamo anche lui, lo lasciamo un attimo rifiatare perché il gran caldo si fa sentire, giocare a queste temperature, sì, coach, è quasi da pazzi. Sì, ma anche vederle queste partite c'è veramente molto caldo, infatti complimenti a tutte
le ragazze che stanno disputando questa partita, perché con questo caldo non è semplice. Ma stanno facendo una prestazione, dicevo in telecronaca, esemplare le ragazze. Insomma, sanno, diciamo che ogni giorno cercano sempre di migliorarsi, devono ancora fare tanta strada, perché devono fare ancora tante strada, però insomma siamo, la società è molto contenta, perché oltre ad arrivare alle finali nazionali e siamo anche arrivati allo spareggio per la promozione con tutta questa squadra, più un inserimento e basta che è Peserico, nel 2002, a fare lo spareggio per andare anche in Serie A2. Quindi c'è molta soddisfazione, è un gruppo che si impegna tanto, abbiamo il concetto di collaborare tutti insieme, dalla Serie A, tutte le ragazze che lavorano anche in Serie A, lavorano sia con l'Under 19, con l'Under 17, con la Serie B, un gruppo tutto, insomma, dove si ruotano in tutte le situazioni e siamo contenti, insomma. C'è ancora molta strada da fare, ma siamo veramente soddisfatti. C'è un lavoro di squadra davvero, davvero tutte le squadre di San Martino che stanno brillando. Dove può arrivare questa squadra in questa finale nazionale? Sbilancia di coach. Assolutamente no, perché non lo so. Siamo in un girone molto tosto, come c'è anche Udine che è candidata, una delle candidate a vincere. C'è Brixia, quindi è un campionato, Costa Masnaga, sono tutte squadre molto Stella Azzurra Roma, cioè è un bel livello, quindi non ti so dire esattamente dove può arrivare. Noi confidiamo di pensare partita dopo partita, cercare di fare il massimo. Non lo farai mai, io però la domanda devo fartela: c'è una ragazza tra queste qua che vedi in prospettiva tra 5, 6, 7, 8, 10 anni casomai brillare anche in alti livelli? Non te lo dirò mai, quindi è una domanda inutile. Vabbè, grazie coach, ti lascio sudare un altro po' con noi. Nel frattempo è ripreso l'ultimo quarto, un 71-38 eloquente, dicevamo, di questa partita. Con piacere abbiamo avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere con il coach di San Martino di Serie 1, Servanti, che insomma è venuto fin qui per guardare le sue ragazze. Ci raccontava un po' questo progetto globale di San Martino, che accomuna non solo la prima squadra ma anche un po' tutto il settore giovanile. Tra poco, a fine partita, sicuramente riusciremo a scambiare qualche parola anche con Michele Tomei, il coach proprio di San Martino. Nel frattempo la squadra veneta continua a fare il bello e il cattivo tempo. 71-40 è un basket Pegli che prova a tenere l'onore delle armi con una vittoria Ranisavievic sugli scudi, ma di sotto San Martino le sta prendendo tutte. Volevo dare un'occhiata alle statistiche, perché ci hanno portato il quadro a fine del terzo quarto con un 37 rimbalzi a favore di San Martino, davvero eloquente. Ora c'è una grande stoppata da parte di Sofia Varaldi. Rimessa Pegli, Vivalda, la tripla che non va, e allora San Martino in surplus prova a vivere questo ultimo quarto. Antonello fuori per Brazzale, prova lei, non va, andiamo a guadagnare anche il rimbalzo, ma dicevo, quello che mi ha impressionato maggiormente, l'intensità davvero di tutte le ragazze di San Martino, nessuna esclusa, davvero, che hanno messo sul parquet. Forse proprio questo è stato quello che ha messo maggiormente in difficoltà Pegli. Ora perde un'altra palla con Magno, è rimessa per San Martino. Uno sguardo anche per vedere, per capire quando rivedremo le due squadre in campo, dando per assodato, meno di clamorosi ribaltoni, ma credo onestamente quasi impossibile, a 7 minuti dalla fine del match, con la vincente di gara 5 che rivedremo domani in apertura di giornata, non qui ma al Palazzauli, con la perdente di Udine e Brescia, una gara che vivremo insieme tra poco più di un'ora, alle ore, tra poco meno di un'ora, alle 16, in programma il secondo match di giornata. E invece la perdente di questo match, quindi presumibilmente Pegli, ritroveremo domani non qui ma al Palazzauli contro la vincente della gara tra Udine e Brescia. Insomma,
campi invertiti, domani si giocherà al Palazzoli, a diciamo 10 metri o poco più da qui, dalla tenda struttura dove stiamo trasmettendo questa prima giornata, grazie all'operato di Francesco Cialetta. Gaia Vivalda, errore in lunetta, il rimbalzo di Bertini. Rani Zavljelić, Avonto, ancora la 17 di Pegli che prova ad arrivare fino in fondo, subisce però il fallo di Baraldi. Un po' di battibecco adesso tra gli arbitri e il coach di San Martino. Due liberi per Victoria Rani Zavljelić. Dentro il primo. Dentro anche il secondo. 2-2 per lei. Brazzale. Antonello. Esce fuori dai blocchi Baraldi, che poi arriva fino in fondo, subisce anche il fallo di Federica Bertini. Ci saranno due liberi per la 15 di San Martino. Nel frattempo cambia ancora Pegli, dentro Barberis, fuori proprio Federica Bertini al terzo fallo. Baraldi dentro il primo. Va il secondo, il rimbalzo è di Rachele Bortolozzo. Allora altro possesso San Martino. Antonello, la tripla che non va, palla sul primo ferro di Baraldi. Altro rimbalzo di San Martino, il terzo consecutivo, e stavolta sì, il canestro c'è di Daba Diacumba per il 74-44, 7-4-4-4 a 5-45 dalla fine del match. Magno, il blocco di Canale, palla sotto per Barberis, la conclusione che non va, e allora Bortolozzo prova a ripartire San Martino con Antonello. Ancora Bortolozzo, palla per Baraldi che di nuovo va fino in fondo ad appoggiare al tabellone il 76esimo punto per San Martino. Si rilassa adesso un po' San Martino in difesa, regala tanto spazio a Vivalda, poi la tripla che non va di Rani Zavljelić e altra ripartenza di San Martino. Brazzale, il fallo della numero 18 Elisa Canale ai danni di Daba Diacumba, che andrà in lunetta per i due liberi. Spazio di nuovo per Martina Tau, tra gli applausi giusti, meritati, va a prender fiato Sofia Baraldi. Non va il primo. Non va nemmeno il secondo, allora 0-2, poi c'è la palla contesa e la freccia che premia Pegli. Messa per le ligure, allora Vivalda, scarico fuori per Barberis, la conclusione da due che non va, Diacumba al rimbalzo, poi Brazzale, sbaglia l'errore di Veronica Antonello, la rimessa per Pegli, giustificato anche staccare leggermente la spina a 4:30 dalla fine del match, con un punteggio talmente ampio, con un caldo che davvero spezza le gambe,
non si intende ora Pegli lì sotto tra Arecco e Barberis. Rimessa San Martino, Brazzale, ora Tau, Diacumba, non si intende con Tau, la palla termina fuori. La rimessa sembra essere sì in favore di San Martino. Ultima a toccare una giocatrice di Pegli. 14 secondi questa azione delle Venete. Diacumba, Antonello, allora la conclusione, palla sul ferro, rimbalzo Pegli con Vivalda, giocata per la numero 33 Arecco, ha provato questa conclusione in transizione, poi la ripartenza di San Martino, l'errore da sotto di Brazzale, poi il fallo di Tau su Magno, un cambio per parte, fuori Diacumba, dentro Ferraro, fuori Vivalda, dentro Rani Savielic per Pegli. Stessa 17 va a raccogliere il pallone di Magno, prova a tenerla lì Martina Brazzale. Magno, la chiusura ancora della difesa di San Martino. Antonello attacca lei il canestro da sotto, prova la conclusione ma c'è l'errore, poi va a raccogliere il pallone consegnato da Ferraro, la conclusione che non va, il rimbalzo di Pegli con Arecco, poi lunga la sfera raccolta da Barberis in qualche modo, un po' di confusione, alla fine perde di nuovo palla Pegli, prova a lottare con le unghie e con i denti Bortolozzo in mezzo a tre giocatrici avversarie. La freccia premia San Martino, cambia di nuovo Pegli, fuori Magno, dentro l'esordio di Elisa Napoli, una delle più giovani nel roster di Pegli. Ah, bella giocata questa di Itau, trovato un'autostrada, si è buttata dentro, è arrivata fino in fondo per il 78-44, 7-8-4-4. Ora è forte, troppo forte la pressione di Brazzale, fallo il secondo per lei. Rimessa Pegli, Rani Savievic, palla per Arecco, va alla conclusione, non va, altro errore, si dispera la 33 di Pegli, ma siamo già dall'altra parte con Antonello. Bortolozzo, l'errore però nel controllo, poi prova subito a recuperare di nuovo il pallone, lo fa commettendo un fallo. Occhiataccia dell'arbitro, è andata abbastanza dura nel contatto con l'avversario alla 14 di San Martino, l'arbitro l'ha fulminata con uno sguardo. Ci saranno due liberi per Pegli dalla lunetta Victoria Rani Savielic, dentro il primo, non va il secondo, il rimbalzo di Pegli, ancora la 17 che va ad appoggiarsi al tabellone per il 78-47. Antonello, Bortolozzo, Ferraro, il nome dentro ancora per Antonello, la chiusura di Arecco e rimessa San Martino con 9 secondi per chiudere questa azione d'attacco per le Venete. Ancora Antonello, tutto chiuso, deve ricominciare con Brazzale che prova la tripla, non va, ma va a riprendere subito il rimbalzo. La 5 di San Martino, c'è del pallone per Antonello, ci riprova lei da 3,
palla che non colpisce nemmeno il ferro, il rimbalzo questa volta è per Pegli, sempre con Rani Zavevic, lei rovesciata, mente libera, escono fuori anche dei bei canestri, 78-49, 78-49, a 1,5 alla fine della partita, chiede infrazione di passi il coach di Pegli, c'è un fallo di Rani Zavevic. Rimessa San Martino. Brazzale. La per Antonello che aggira alla grande l'avversaria e va fino in fondo. 80-49. Trovato la tripla Rani Zavevic. Entrando nell'ultimo minuto, gli ultimi 60 secondi di questo match, quasi ai titoli di coda, la rubata di Arecco, doveva andare fino in fondo, ma le sbarra subito la porta Antonello, poi ancora rovesciata di Rani Zavevic, questa volta non le va bene, errore di Bortorozzo, il canestro da sotto per l'80-51, ancora della 17 di Pegli, giocatrice che probabilmente insieme ad Arecco più ha brillato. Bortorozzo, la tripla che non va di Brazzale, poi va subito a riprendere il rimbalzo, pallone fuori per Ferraro, Tau, tutto chiuso, palla fuori per Antonello, la tripla del capitano, forse anche con fallo, non fischia l'arbitro, altro rimbalzo di San Martino. Questa volta sì, il canestro arriva di Bortolozzo. Ultimi 8 secondi, 82-51 il parziale. Siamo per darvi il finale. Applausi dalle panchine, stretta di mano tra i coach. Finisce qui il primo match delle finali nazionali qui alla Tendo Struttura. 82-51 il punteggio. Noi ci risentiamo tra poco più di una mezz'ora per Udine e Brescia, a più tardi.